Sì, noi facciamo il punto della situazione oggi rispetto al lavoro che abbiamo fatto in questi anni per potenziare e sviluppare la competitività del sistema turistico della Romagna, dove il turismo naturalmente non è l'unica ma è la più importante industria di questo territorio, e 110 milioni di euro che sono state le risorse che il turismo, che la Regione Emilia-Romagna ha investito nelle politiche di promozione e valorizzazione turistiche, sono ovviamente la cifra del nostro impegno in questi anni fra la promozione turistica, gli interventi per i privati, per consentire ai privati di riqualificare le strutture alberghiere e anche per riqualificare i lungomari, così come per intervenire negli attrattori culturali e ambientali, e quindi un complesso di interventi significativo che denota appunto la volontà della Regione in questi 5 anni di fare del turismo una grande industria strategica della nostra Regione. Non ci accontentiamo e credo che la Romagna nella prossima legislatura debba essere oggetto di importanti investimenti, soprattutto nel campo delle infrastrutture, perché dopo aver lavorato molto sulla promozione, sull'innovazione del prodotto, sulla riqualificazione alberghiera, naturalmente dovremo continuare a farlo. Credo che nei prossimi 5 anni l'impegno prioritario dell'Emilia-Romagna per questa parte del territorio, cioè la Romagna, debba essere finalizzato soprattutto alla internazionalizzazione dell'offerta turistica e quindi al potenziamento e allo sviluppo dell'aeroporto di Rimini e anche dell'aeroporto di Forlì, che ci auguriamo presto possa riaprire, ma soprattutto quello di potenziare le grandi infrastrutture viarie e ferroviarie, perché la destinazione Romagna ha bisogno ovviamente anche di essere raggiunti in maniera più semplice, più facile, più agevole, più comoda dai tanti viaggiatori turisti nazionali e internazionali.